Ciao a tutti, sono Roby Rani, sono qui per AFDL per presentarvi la nuova Porsche 911, set Lego numero 10295 per 1458 pezzi. Il costo è 129,99 euro, sarà disponibile il 16 febbraio per i clienti VIP, mentre il 1 marzo per tutti. Ma c'è una particolarità. No, facciamo così, dai. Prima montiamola insieme. Eccoci qua finalmente col modello finito, che non è quello che io ho finito. Santo Dio, non è la Turbo, questa è la versione targa. Santo Dio, chi è che mi ha trasformato la Turbo nella targa senza dirmelo? Chi è stato? Santo Dio, sono stato io, fuori scena, lo devo fare. Così avete visto il montaggio della Turbo e vedete tra le mie mani, bella massiccia, la versione targa. Andiamo subito a parlare di questa particolarità, cioè della doppia versione 2 in 1. Il libretto delle istruzioni vi porterà ad una pagina che vi avrà permesso di completare la base che è comune ad entrambi i modelli. A quel punto c'è una bellissima pagina con i due modelli reali e con la scritta sia in inglese che in tedesco, logicamente la Porsche è tedesca, con la scritta It's time to choose o time to choose, non è importante. A quel punto potrete proseguire con il sacchettino, attenzione, con il sacchettino 8 e 9 per costruire la versione turbo, oppure andare a pagina 230, e ve lo dirà la pagina stessa del time to choose, a pagina 230 per montare la versione targa col sacchettino 8 e 10. Questo cosa significa? Significa che il cambio dei due modelli non è né immediato e né veloce, cioè avrete un sacchettino in comune, per cui nel passaggio tra i due dovrete letteralmente smontare principalmente tutta la parte posteriore, smontarla pezzo per pezzo e usare molti di quei pezzi col sacchettino appartenente ad uno dei due modelli per realizzare il modello V o il modello A, turbo o targa. Questo è, per cui non è così veloce il passaggio da entrambi. Il mio consiglio è assolutamente, se avete il budget, di comprarvene due e di fare una bella bacheca con le due Porsche e in mezzo un qualcosa che fra poco vi andrò a descrivere. Allora, adesso vi vado a parlare un po' del modello targa, sarò molto veloce, cerco di essere molto veloce. Un problema di entrambe le versioni è appunto la fragilità di alcune parti. Purtroppo non è un modello saldissimo per alcune parti, nonostante sia bello massiccio e pesante, in alcune posizioni purtroppo bisogna starci un po' attenti. È un modello che secondo me va esposto, va modificato, quello che volete, ma sicuramente non è un modello da giocare, lo dice lo stesso 18 più sulla scatola. Questo è il modello targa, appunto. La cosa bella, carina, è che si apre il cofano. Ecco, vi faccio vedere già uno dei difetti che non mi è piaciuto. Guardate, io muovo il cofano e si muove anche il parabrezza. E non è perché non è fissato bene, è fissato con due clip a un bar, per cui questo fa dondola. All'interno c'è il tettuccio removibile, che è proprio colui che la definisce targa, e dopo ve lo spiegherò. Lo si incastra. Esatto, ed ecco la nostra Porsche targa col suo tettuccio. C'è un paio di difetti, qui non è perfettissimo, nel senso che il montante sborda dal tettuccio di 5 mm per lato, mentre nella targa logicamente deve sigillare comunque, per cui sono queste particolarità Lego che lasciano il tempo che trova. Ci sono un sacco di informazioni importanti e carine e notevoli per quel che mi riguarda sul libretto di istruzioni, bellissimo. E infatti ci dice che il modello targa è stato inventato, è uscito, è stato presentato nel 1965, non vorrei dire cavolate, ed è il primo modello che viene definito targa proprio perché è stato creato per la gara famosissima italiana, se non ricordo male, che è la targa Florio. Da lì in poi tutti i modelli di supercar con questa particolarità, cioè del tettuccio removibile asportabile che la rende di fatto una sorta di cabrio, ma ricordiamoci non è una cabrio, sono poi state chiamate targa, per cui insomma è un modello anche importante non solo per quello che riguarda la Porsche, ma per tutto il mondo delle auto sportive. Ha un problema, ha un problema,
ha un problema. Ed è un problema che ho notato subito. Allora, innanzitutto è molto più bella, e questo non è un problema, è molto più bella dalle immagini promozionali e da quello che vediamo nella scatola, sia la versione targa che la versione turbo. Purtroppo le foto del mondo Lego non riescono mai a rendere completamente merito al set in sé. In questo caso parecchio, perché è un bellissimo modello, pesante, esteticamente super accurato, però le foto un po' come dicevo prima, non gli rendono merito. C'è da dire un paio di particolari, una cosa molto importante, soprattutto un particolare: ci sono alcuni pezzi nuovi, credo che siano nuovi, perdonatemi, è parecchio che non costruisco set, per cui non so se sono pezzi nuovi in set passati o sono stati creati appositamente. Uno è stato creato appositamente ed è un po' un pezzo paraculo, io lo chiamo pezzo paraculo perché aiuta a rendere questa Porsche Porsche, tra virgolette. Cioè, sono questi due pezzi qui, li vedete, queste due parti qua posteriori, che sono state create perfettamente per rendere la linea filante della classica Porsche 911, per cui si sono un po' facilitati il lavoro, diciamola così. Per quello che mi riguarda, io sono contento, perché una cosa che voglio da questo tipo di set Lego è l'accuratezza. E qui arriva la nota più grossa, la nota più dolente, il dolentone di questo set, cioè i cerchi. Già nella Mustang non mi avevano fatto impazzire, ma le proporzioni mi permettevano di bypassare questa cosa. La Mustang nella realtà sarebbe molto più grossa, in realtà è un pelo più grande della Porsche, per cui cercate di comprendermi, di fatto la Mustang a livello di proporzioni è più piccola della Porsche e i cerchi gli rendono abbastanza merito, non completamente, ma rende l'idea. In questo caso sono evidentemente troppo sottodimensionati. Sono tra l'altro gli stessi identici cerchi della Mustang. Piccola parentesi, l'avete già visto nelle foto promozionali: per la versione targa sono un argento scuro, per la versione turbo sono neri. Che cosa succede? Succede che soprattutto nella parte posteriore e soprattutto nella turbo, dove in teoria le ruotone dietro dovrebbero essere maggiorate, più grandi, più profondi e belle larghe, sembrano messe lì, sono proprio piccole, non suonano, non rende il modello così accurato come io lo vorrei. Poi apro un'altra parentesi, è una mia fobia, abbiate pazienza, sono feticista per quello che riguarda le ruote. Chiuso la parentesi. Per questo voglio farvi vedere la mia velocissima modifica con dei classici cerchi Technic, che per quello che mi riguarda la Porsche 911 che ho nella testa è molto più simile a questa. Sì, mi rendo conto, come dicevo, che forse sono troppo grandi, però a me piace così, è un bel modellone Lego, per cui mi adopererò per modificarla nella maniera più sensata possibile, anche perché purtroppo gli alloggiamenti non permettono di inserire le ruote al suo interno, per cui sbordano troppo, anche se nella versione turbo, che è il passaruota maggiorato, rende molto meglio nella parte posteriore. Nella parte anteriore purtroppo escono e bisognerebbe probabilmente allargare un altro po', però ci voglio lavorare, vediamo se riesco a tirar fuori qualcosa di bello per il mio occhio. Non si muove più, non sterza più, uno dei tanti, anzi forse l'unico meccanismo oltre alle porte che si aprono è proprio lo sterzo, che logicamente con la gommona bianca, con la gommona grande, scusatemi, non sterza più, si blocca. Ma vabbè, ma tanto è un modello da esporre, per cui chi se ne frega. Direi che ho concluso. L'ultima cosa che vi voglio dire, e forse per i collezionisti, per gli appassionati della Porsche, è la più importante: se siete clienti VIP, dal 16 febbraio sarà disponibile, come dicevo nell'intro del video, dovete prepararvi a refreshare per accaparrarvi subito questo set, perché per i primi non quantificati fortunati possessore di questa Porsche ci sarà un bellissimo kit, un gift with purchase, con al suo interno avrete tre cartoline che riprenderanno delle foto originali, delle pubblicità originali dell'epoca della Porsche con il modello Lego al posto dell'auto originale. Ci sarà un bellissimo porta documenti, porta carte di credito o porta documenti elettronici, che la dimensione è sempre quella, è sempre la stessa, in simil pelle brandizzata Lego e brandizzata Porsche, e un certificato di proprietà del modello, molto ma molto figo, ma ho già visto che è molto ma molto atteso, per cui il mio consiglio è piazzarvi sul sito Lego F5 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 e compratevi immediatamente questo set.
Direi che ho finito. L'unica cosa che io posso consigliarvi è questo tipo di modifica. Nelle foto che vi lascio dopo la fine del video vedrete anche la stessa modifica con dei cerchi diversi che ho fatto per la versione turbo. Vi accorgerete che c'è un abisso e io sicuramente la modderò definitivamente in quel modo. Mi raccomando, se avete anche la possibilità, compratevi due modelli, fatevi una bella bacheca con i due modelli e il certificato di proprietà, e secondo me non ce n'è per nessuno. Ci vediamo alla prossima, grazie mille, mi raccomando, spammate e condividete il più possibile, e se avete modo, cazzatevi questo bellissimo modello. Bello a voi, ciao!